Augusta, domenica 27 aprile, Piazza Duomo, ore 18:30. Mi stavo impappinando perché sono emozionato anch'io per annunciare questo evento, un evento che parte dal basso, addirittura parte in maniera virtuale, potremmo dire per via telematica, perché questo evento che ci sarà appunto in Piazza Duomo ad Augusta, che si intitola Happy, è partito sulla spinta di un gruppo in Facebook che è stato ed è tuttora animato da questa nostra giovanissima ospite che è Francesca De Nunzio, una giovane augustana innamorata di Augusta, ma augustana indirettamente perché ha sposato un augustano. Esatto, è Francesco Mara, colui che ha creato il gruppo. E io sono subentrata in un secondo momento perché eravamo già in tanti un mese fa e quindi mio marito aveva bisogno di qualcuno che lo aiutasse ad amministrare il gruppo e così sono subentrata io. Dopodiché ho praticamente nata un'amicizia con alcuni componenti dello staff, e di cui Carmen, Barbara e Giuseppe. E abbiamo iniziato ad organizzare qualcosa. Al primo incontro si sono presentati anche Vincenzo e Antonella e Massimiliano e grazie a loro abbiamo ideato e organizzato la festa del 27 aprile. Ecco, allora abbiamo qui, però non è stato nominato Enzo Di Grande, questa è una pecca, una lacuna. Vincenzo in italiano, ecco, in italiano, giustamente, che la signora è brindisina di origini. Nata a Brindisi, però appunto reggiana, Reggio Emilia. Allora, Vincenzo Di Grande, ma ecco, la signora sta a Reggio Emilia, voi state ad Augusta, come mai avete deciso di fare proprio il 27 aprile? No, beh, la data è stata scelta in base anche perché i nostri amici, diciamo, dell'Emilia, ma di Augusta, scendevano in quel periodo. Ah, ecco. Quando ci siamo visti per la prima volta in piazza il 16 marzo, sì, che ci siamo voluti incontrare e ci riconoscevamo con un fiore bianco, così, tanto per dare qualcosa, tutti insieme con l'apporto di Giuseppe, che lei ha menzionato, Giuseppe, Carmen. Parliamo di Carmen Bonfiglio, se sì, non ricordo sì, male. Sì, perfetto, Giuseppe Petracca, tutti insieme, quindi abbiamo incominciato a far nascere questa idea. Io, Massimiliano Scuderi, Giuseppina Morello, Antonella Morello, ci siamo uniti subito a questa idea perché naturalmente lanciare l'idea da Reggio Emilia, però poi farla nascere e metterla in pratica da Augusta, c'era bisogno di tante forze e quindi abbiamo accettato con molto entusiasmo. Sì, benissimo. Voi anche addirittura porterete domenica assaggini, diciamo così, giusto? Cioè dolci, salati, preparati dalle vostre mogli, sbaglio? Sì, sì, ci saranno, tra le tante cose, ci saranno appunto questi dolci salati che saranno portate dalle persone, chiunque naturalmente, chi ha voluto aderire, c'è tutta una lista di persone che porteranno qualcosa, perché si inizierà, c'è tutto un programma, si inizierà alle 18:30 con i bambini, quindi c'è detto happy. Happy vuol dire felicità, be happy vuol dire sii felice. Volete voi coinvolgere tutta la gente di Augusta anche perché c'è uno scopo nobile, mi pare di aver capito, cioè rivitalizzare il centro storico, dico bene? Rivitalizzare il centro storico, Augusta, far rifiorire Augusta, riportare la gente fuori a passeggiare tranquillamente, a uscire, ecco, questa è la parola giusta, uscire nuovamente in piazza nelle nostre vie cittadine, uscire dal guscio, uscire da abbandonare internet. In questo momento noi siamo in internet, ma abbandonarlo almeno per qualche oretta, no? Sì, questo diciamo è la nostra bella idea, vediamo di ecco, diciamolo, perché la signora Denunzio, essendo reggiana, non sa che una volta qui per via Principe Umberto, la via principale, si passeggiava anche lungo il viale della villa comunale, i giardini pubblici, ci si incontrava, non ai concerti, ma si vedeva, si scoccavano gli sguardi e si combinavano anche i fidanzamenti, i matrimoni. Sì, beh, io ne ho sentito molto parlare, ne ho sentito parlare dai miei suoceri, dagli zii di mio marito, e dai miei amici, per cui sì, io ammiro molto
Almeno le tradizioni, giusto? In questo senso. Sì, sì, beh, poi sì, io mi ero molto in questi ragazzi che ci stanno aiutando, la forza che stanno dimostrando per portare riportare la vitalità ad Augusta e quindi sono molto contenta di questa iniziativa. Bene, allora nasce proprio dal basso, cioè dalle persone, diciamo, comuni, come no? Non ci sono altri scopi o altri motivi o guidati dall'alto, no? No, assolutamente, questa è una cosa che ci teniamo molto a precisare, perché quando nel gruppo di Facebook siamo diventati molto più numerosi, qualcuno incominciava a dire, come solito si fa ad Augusta, si ipotizza ad Augusta, chi c'è dietro, quale politico c'è dietro. Questo noi ci teniamo molto a precisare, che non c'è nessuna politica, non c'è niente, c'è solo lo spirito di tanti concittadini di Augusta di fare qualcosa... Per sentirsi vivi, in sostanza, ecco, per fare qualcosa, giustamente, per essere di nuovo attivi. Per ora io direi che ci fermiamo qui. Il messaggio è essere felici, be happy, questo è il senso, no? Anche perché non lo sa nostra Francesca De Nunzio, ma qui a un certo orario, proprio nel centro storico, sembra quasi che ci sia il coprifuoco. Allora, proprio l'idea è questa. Ve lo dice uno che ha vissuto quando era giovane proprio i momenti in cui invece Augusta era piena di gente. Allora Augusta non significa soltanto quelli che stanno qui, sanno tutto dello scoglio, ma Augusta significa anche quelli che stanno giù, cosetta borgata, brutto termine, orrendo termine, scusate, lo dico così, a volte qualcuno dice abito ad Augusta e io correggo, scusando, ma abito in centro semmai, io dove sto, in Borgata, cioè sul lungomare Rossini, volendo possiamo dire queste stesse cose, no? Oppure a Brugoli, ma Brugoli effettivamente è una località fisicamente distante, Brugoli fa parte di Augusta, è per tutti. Allora, appuntamento a domenica 27 alle 18.30 è l'inizio, lo start-up, mi piace questo, ormai dobbiamo anglicizzarsi, alle 18.30, fino a che ora? Fino a piacere. Almeno fino alle 22, anche perché ci saranno alcune sorprese, vale a dire ci saranno ospiti illustri che intervisteremo via Skype, sia in diretta sia anche attraverso altri interventi, e comunque tutto il programma, così come hanno detto Enzo Di Grande e anche Francesca De Nunzio, sarà ripreso in diretta streaming grazie a questa emittente Web TV RM.